Amici di Opera Classica e cara Serena, buona festa della musica a tutti. Felice di ritrovarvi, accolgo questo invito di Serena, sempre puntuale e affettuoso, per festeggiare questo giorno e farmi aiutare da queste note forse non molto conosciute ai più e che vanno a pescare nel mondo della sensibilità e delle sonorità del maestro Giacomo Puccini, di cui quest'anno ricorre un anniversario importante. Serena mi ha chiesto di parlare della direzione d'orchestra e di farla magari al femminile. Ho pensato a lungo a questo invito e soprattutto a come arriva a me questo invito. E ho pensato che in fondo la direzione d'orchestra è un'opportunità di colori e questi colori sono espressi dalle personalità di ciascuno di noi, che siamo uomini o siamo donne. È il ruolo che ci consente di, e qui mi è venuto in mente una frase che avevo letto del maestro Abbado e che ho trovato illuminante e nella quale chiaramente mi ci sono ritrovata per intero. Sono quelle frasi che colgono l'inconscio più che il conscio anche di noi musicisti. E cioè lui diceva che la grandezza è dei compositori e delle loro opere. Il compito del direttore d'orchestra è quello di comprendere e trasformare in suono questa grandezza. Tra le donne che per prime hanno ricoperto questo ruolo importante e questa chance che un musicista può avere perché la chance è sicuramente più alta, non perché sia la migliore, ma perché ti consente di guardare a grande spicchio un po' tutto, è il maestro Nadia Boulanger. E lei parlava di livello di tensione più alto che, a cui dava ascolto ed invitava tutti noi musicisti a riferirci proprio a questo momento elevato per probabilmente far sì che la direzione d'orchestra non fosse altro che un volano attraverso i colori e un mezzo per poter comunicare alle persone quella grandezza il cui compito era proprio quello del direttore d'orchestra di trasmettere. Oggi c'è un parterre di colleghi, uno più bravo dell'altro, con angolature con cui si guarda la musica, belle, tradizionali, moderne, innovative. Non credo ci sia una strada unica per la direzione d'orchestra. Quello che sicuramente è importante è la possibilità di condividere. E la condivisione parte dal contatto tra noi musicisti, orchestra e maestro, maestro ed orchestra, tra i musicisti stessi, tra i professori d'orchestra, con la partitura, perché magari dalla partitura si scorgono anfratti che in una lettura veloce ci possono anche sfuggire, e la condivisione poi somma è quella con il pubblico. A cui regaliamo, ma che regala anche a noi la possibilità di essere esecutori, ma anche fruitori di quello che facciamo. Per cui, nell'augurarvi una giornata splendida, dove la musica, simbolo di questo 21 giugno, possa allietare, momenti belli, momenti meno belli, vi saluto caramente a tutti, vi aspetto sempre nei concerti e a te Serena un abbraccio grande e un buon tutto a tutti. Viva la direzione d'orchestra! Cara Serena, cari amici di Serie Opera Classica, un caro saluto. Mi chiamo Enrico Fagone e sono direttore musicale della Long Island Concert Orchestra di New York. Un saluto a tutti per il 21 giugno, la festa della musica, e
Serena, grazie per le tue domande. Il perché è importante oggi per me essere un direttore d'orchestra. Diciamo, arrivo al podio dal contrabbasso, diversi direttori d'orchestra arrivano in maniere diverse, con percorsi diversi. Una volta, diciamo, si arrivava un po' più tardi al podio, con più esperienza. Oggi ormai si è creato un percorso di studi che permette ai giovanissimi di salire sul podio. E, diciamo, io arrivo dal contrabbasso, ho lavorato molto come primo contrabbasso di grandi orchestre, con grandi direttori, e questa esperienza è stata molto interessante per me anche dal punto di vista psicologico, di vedere per molti anni l'orchestra dall'altro punto di vista. E inoltre, come primo contrabbasso, devi assolutamente assecondare e ascoltare l'orchestra, ma supportandola da due punti di vista essenziali nella musica, che sono quello armonico e quello ritmico. Un'altra cosa molto importante per me è stato lo studio della composizione e diciamo che ti porta veramente a entrare nello studio della musica in un modo molto serio. E quando approccio una partitura ci sono mille aspetti e il tempo non basta veramente mai. Questi capolavori che dirigiamo come un'opera di Verdi, una sinfonia di Mozart o di Beethoven sono veramente dei mostri sacri che ogni volta danno degli spunti interessanti nello studio. Ci sono diversi aspetti che dobbiamo valutare quando studiamo una partitura. Lo studio delle dinamiche del compositore, che ogni compositore sviluppa un proprio modo. Per esempio Beethoven, le 3F, il fortissimo con 3F, ha aspettato diversi anni prima di utilizzarlo nella sua musica. E quindi, per esempio, proprio Beethoven è stato di grande spunto e anche di una rottura nella forma della sonata e anche in confronto al suo maestro. Lui studiava con Joseph Haydn e che aveva una forma della sinfonia molto chiara, con diciamo un adagio sempre, per poi svilupparsi nel primo movimento a un allegro. E Haydn già inizia a rischiare da subito. Nella prima sinfonia il primo accordo è una settima di dominante pizzicato, quindi già per sconvolgere la Vienna dell'epoca. Nella seconda sinfonia parte con un fortissimo, ma dalla terza sinfonia annulla totalmente l'introduzione lenta come il suo maestro Haydn faceva e parte direttamente con un allegro, con due accordi di introduzione e poi parte con il tema. Questo distrugge un po' diciamo tutto quello che era stato fatto fino a quel momento e crea una rottura. Quindi per me è molto interessante anche quando studio questi grandi compositori, vedere che sono unici, che li riconosciamo, perché? Perché hanno un po' distrutto la regola, sono andati oltre quello che era stato detto e fatto fino a quel momento. Ed è quello che li ha resi geniali, anche il gruppo di battute, giocare con aggiungere o togliere delle battute, questo creava nell'ascoltatore dell'epoca un grande shock. Sono delle bellissime lettere di Mozart con il padre, dove racconta che lui era felice quando vedeva che il pubblico si stupiva di questi aspetti metrici della musica che lui estendeva in modo diverso. E qui vediamo appunto il genio e sgargolatezza, no? E questo è sempre molto affascinante per me. E quindi ci sono aspetti veramente diversi, c'è la metrica, c'è l'approccio appunto delle dinamiche, l'approccio armonico essenziale per capire come sviluppare una composizione. E poi, per esempio, sempre parlando di Beethoven, la terza sinfonia di Beethoven era nata, lui voleva dedicarla a Napoleone e poi non gli è piaciuto come ha gestito la politica nell'epoca. Non gli è piaciuto come ha gestito la politica nell'epoca, si è spenta la luce. E quindi l'ha chiamata eroica. E quindi è sempre molto importante avere tutti gli aspetti musicali, ma collegarsi anche alla storia. Cosa ci dice la storia nell'epoca del compositore? È un aspetto sempre molto dolce e interessante per me, mi segno sempre vicino alle partiture. Quanti anni aveva il compositore in quell'epoca? Perché cerco di immedesimarmi in lui e capire un po' quanto
quali erano i suoi pensieri di giovane uomo, di uomo, di anziano, no? E questo è molto interessante per me, mi aiuta a capire un po', a cercare di immedesimarmi in lui per capire il più profondamente possibile questa opera. E un messaggio per i giovani, mi hai chiesto. Chiaramente i giovani sono il futuro. E il mio consiglio, proprio collegandomi a questa ricerca di follia che avevano questi grandi compositori, un po' di follia e spensieratezza che ha sempre aiutato nelle nuove scoperte. Io penso che fin da giovani bisogna credere in se stessi con un po' di sana follia, perché all'inizio è molto difficile che qualcuno creda in te. Quindi è molto importante che con amore per la musica, non con un atto egocentrico, ma con un amore profondo per la musica e tanto studio, e ci spendiamo per la musica, crediamo in noi stessi. E quindi viva il 21 giugno, viva la musica, viva i giovani. Un abbraccio a tutti, ciao. Cari amici di Opera Classica, oggi è la festa della musica. Cosa vuol dire fare musica per un regista di opera lirica, soprattutto? Beh, vuol dire fare arrivare al pubblico, dal punto di vista visivo, quelle emozioni presenti sul pentagramma, quelle emozioni eterne scritte, volute dal compositore. Che dire, lasciatevi contagiare da questa grande musica che ha anche una grandissima storia e che contiene dentro di sé tutte quelle emozioni che ancora adesso ci fanno ridere, commuovere e sognare, e soprattutto studiatene la storia che è meravigliosa.